Benvenuti nelle Marche, sono in uno dei borghi più belli d'Italia, Offida, in provincia di Ascoli Piceno. Questa è Piazza del Popolo, alla mia destra il Teatro Serpente Aureo. Io sono Luca Iacarino e questa è The Wine Side of Italy. Sono in giro per l'Italia alla scoperta di vitigni autoctoni meno noti ma più caratteristici. E oggi sono alla scoperta del vino Pecorino, un'uva a bacca bianca tipica delle Marche meridionali. E visto che sono un critico enogastronomico, sono convinto che non ci sia un posto migliore per provare i sapori di un territorio che un'osteria. Dovrebbe essere qua. Eccola qua. Ciao Daniele! Carissimo, benvenuto nel Piceno. Grazie mille. Senti, cosa mi racconti del tuo locale? Ma cosa dirti, dai, siamo qui da 21 anni, portiamo avanti la tradizione e continuiamo a parlare di territorio ai giorni nostri. Tu sai perché io sono qua? Sì, sì, vieni che ti accompagno. Ti seguo. Eccoci, vi presento Marica Spuria, Luca Iacarino. Ciao Luca, ben arrivato, un piacere conoscerti. Piacere mio, grazie mille. Benissimo, vi lascio e io vado a fare qualcosa. Grazie. A fra poco. Ci vediamo dopo. Marica, il Pecorino, una storia antica o recente? Il Pecorino ha una storia antica. Da sempre viene coltivato nella nostra regione. In una ricerca di fine 1800 viene citato tra i 10 vitigni più coltivati dell'Italia centrale. La storia moderna del Pecorino nasce intorno agli anni 70 del secolo scorso. Teodoro Bugari, al termine di una lezione a Macerata, venne invitato da un corsista ad assaggiare del vino che fu servito all'interno di una brocca. E Bugari rimase particolarmente colpito dalla struttura, dal corpo, dall'acidità di questo vino e dalla sua persistenza. Chiese al corsista una sorta di reportage fotografico da lì ad un anno, sulla base del quale Teodoro Bugari andò alla ricerca di viti del Pecorino. Coinvolse in questa ricerca un produttore locale che trovò una vite ad Arquata del Tronto, che si trova nell'entroterra marchigià. Senti, il Pecorino ha un nome irrituale, curioso, a cosa è dovuto? Esistono diverse teorie che cercano di spiegare l'origine del nome del Pecorino. C'è chi dice che sia molto appetibile alle pecore al pascolo, c'è invece chi sostiene che il grappolo del Pecorino assomigli al muso di una pecora. Sta di fatto che è molto diffuso in regioni dedite alla pastorizia. E senti, in quel momento parte una nuova giovinezza, una nuova vita del Pecorino, no? Poi ha successo, comincia ad essere vinificato in purezza. La prima vigna risale al 1983, le produzioni quantitativamente significative agli anni 90. Successivamente anche altri produttori cominciano a puntare la lente di ingrandimento su questo vitigno e cominciano a coltivarlo, andando un po' contro tendenza in un periodo in cui prevalevano vitigni internazionali come Chardonnay, Sauvignon Blanc, in una zona dove prevalevano anche vitigni rossi. Ecco, hai parlato di internazionalità. Come sai, il progetto True Italian Taste valorizza i prodotti italiani nel mondo grazie alla collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero. Il Pecorino comincia ad affacciarsi nelle cantine di tutto il mondo, nelle enoteche di tutto il mondo? Sì, comincia ad affacciarsi anche all'estero. Gli ettari vitati non sono tantissimi, quindi la produzione è ancora limitata, ma all'incirca il 50% della produzione viene venduta all'estero. Parlo di Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone e anche in Europa, ovviamente. Parliamo adesso proprio della vite, no? Il vitigno che condizioni preferisce? Quali tipi di terreni? Il vitigno del Pecorino si adatta molto bene alle colline più in altitudine, ama il freddo. Infatti le prime viti che hanno dato poi origine a quello che viene definito il vigneto madre
furono trovate ad Arquata del Tronto, oltre 700 metri sul livello del mare. Poi ovviamente si sono diffuse, sono state piantate anche verso la costa. Il diverso clima, la diversa esposizione, la diversità dei terreni incide molto poi sul profilo organolettico del vino che andremo a bere. Da quando ha cominciato a essere vinificato da solo, ha trovato una sua identità? Sì, è passato da un ruolo di coprotagonista con Trebbiano e Passerina nella DOC Falerio ad un ruolo di protagonista nella DOCG Offida. Marica, tu sei dell'Associazione Italiana Sommelier, come leggo sulla tua giacca, nessuno meglio di te mi può aiutare a degustare il vino. Il vino nel calice si presenta di una bellissima tonalità giallo paglierino con dei riflessi dorati molto caldi, indice dell'età del vino. Stiamo degustando infatti un 2019. Alcuni produttori decidono di entrare in commercio un anno dopo rispetto alla vendemmia. Al naso, frutta polpa gialla, pesca, albicocca, ci sono poi dei sentori di piccoli fiori gialli come la camomilla, anche il fieno. Al gusto, tanto corpo, tanta struttura, un'acidità molto importante che senti ci fa salivare e la componente alcolica. Il pecorino difficilmente scende sotto i 13,5 gradi, il tutto però in perfetto equilibrio. E il finale è lunghissimo, persistente, tornano tutti quei profumi che avevamo sentito all'olfatto. Marica, siamo in un'osteria, a cosa lo abbineresti? Lo abbinerei sicuramente ad alcuni piatti della nostra tradizione, conoscerai senza dubbio le olive all'ascolana e grazie alla sua struttura, alla sua persistenza, potremmo abbinarlo anche a dei piatti di carne bianca. Molto diffuso da noi è il coniglio in porchetta. Senti, andiamo a vedere se per caso Daniele ci ha preparato qualcosa con cui abbinare il pecorino. Molto volentieri. Intanto facciamo un brindisi. Alla salute. Al pecorino. Oh, Daniele, questo lo conosco, questo è Ciauscolo, vero? Sì, il nostro Ciauscolo IGP. Poi andiamo avanti col pecorino dei Sibillini. La tenera ascolana non può mancare assolutamente, che poi diventa la tenera ascolana farcita, quindi le nostre olive fritte. E qui invece c'è un piatto, una ricetta proprio. Sì, c'è una ricetta. Questo è il nostro coniglio in porchetta, che presentiamo al ristorante, una piccola rivisitazione per continuare la tradizione. A questo punto ci terrei a farci un selfie, se non vi dispiace. Venite qua, col bicchiere. Fantastico. Sentite, adesso la cosa di cui ho veramente voglia è andare in vigna. Però, prima facciamo un brindisi. Al pecorino. Cheers. Pecorino. Cheers. Sono qua nella vigna del pecorino, si riconosce perché il pampolo ha questa parte che si sovrappone, è una specificità. Il pecorino è un vino tipico, autentico, proprio uno di quei prodotti che il progetto True Italian Taste valorizza e promuove in Italia e nel mondo in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero. Ci vediamo in un altro vitigno, in un'altra regione italiana con The Wine Side of Italy.